Il nostro ospite è il Marchese Francesco Cordero di Pamparato, un tema importante è questo sulla magia. Marchese, lei è stato anche un esponente della massoneria qui a Torino, ci sono vari tipi di massoneria? Ma ho fatto parte per qualche anno tempo fa, sì, poi sono andato in sonno e ne sono uscito. Io appartenevo a quella di Piazza Vittorio, cioè quella che è la più ortodossa. Quella assolutamente dove non è consentito l'ingresso alle donne, ma solo esclusivamente maschile. Esatto, per le donne c'è una forma a parte che si chiamano le stelle d'Oriente, che possono essere donne che sono mogli, figli o sorelle di qualche. Torino considerata città magica, punti del bene e punti del male. Ma Leggende, ovviamente ovviamente. sono le leggende. Allora, il punto più negativo, Piazza Castello, con il monumento Beccaria, l'obelisco Beccaria, e con il monumento ai caduti del Freus. Il monumento di Beccaria è considerato la porta dell'inferno, e il monumento al Freus raffigurerebbe per i satanisti la figura dell'angelo sterminatore che uccide i buoni. Difatti l'angelo è nero, e una cosa curiosa è che quando si dovette inaugurare la statua, si mise, c'è il monumento, quella statua. Fu una statua di riserva trovata per caso al posto della statua vera e il progettista rifiutò di partecipare. Addirittura. E Sì. parliamo invece del bene. Ma il punto del bene per antonomasia sarebbe la chiesa della Gran Madre, al di là del Po, quindi con la radianza dell'acqua che tiene lontano il male. Chiesa della Gran Madre che sarebbe stata ricostruita sul, diciamo, rovine di un antico tempio di Iside e proprio lì sarebbe il punto in cui sarebbe caduto Eridano nel Po, cioè Fetonte nell'Eridano, secondo la mitologia. Grazie per questa informazione al Marchese Francesco Cordero di Pamparato. Grazie. Grazie alla signora Barbara Castellani.